dell'Euro Formula Open da Barcellona si apre con la prima fila in del team Carlin, con Billy Monger in pole position, Nicolas Kjaergaard al suo fianco, non eccezionale però l'avvio del pilota inglese, col danese che prende la leadership, Lundqvist che ha la meglio proprio su Monger, che nel corso del primo giro perde delle posizioni anche a favore dei rivali. Il primo contatto in fase di rimonta da parte di Tsunoda, che verrà poi penalizzato per una partenza non regolare sulla griglia. Qui tappa che finisce largo in ghiaia, favorisce il recupero di Marino Sato, riesce a recuperare terreno Liam Lawson dalla terza tornata in poi, proprio i danni di Billy Monger che perde così il podio. Tappainatori torna invece in gioco, scavalcando prima Niklas Kruten e poi beffando anche il connazionale Marino Sato, che qui riesce però a mettersi l'altra vettura di casa moto park alle spalle. Jack Doohan anche parte della battaglia prima che finisca però largo sulla via di fuga in ghiaia e chiuda fuori dalla top 10. Questo è il sorpasso invece maturato dopo oltre 5 giri di studio tra Lawson e Lundqvist, con l'attacco finale all'ultimo giro da parte del neozelandese, che beffa Nicolas Kjaergaard dall'esterno di curva 1 e si prende quella che è la sua terza vittoria in campionato. Era bocca asciutta da gara 1 a Po, dunque il ritorno del neozelandese in classifica, che torna in lotta anche per la seconda posizione in campionato, campionato che invece è andato nelle mani del compagno Marino Sato, a cui è bastata la decima posizione per laurearsi campione.